Oggi per Terza Pagina andiamo a Parigi con il nuovo romanzo di Lorenza Gentile, dove il lettore si trova di fronte a un viaggio, il viaggio di una ragazza che non avrebbe mai pensato di partire e invece parte per Parigi. Come tutti i viaggi letterari, letteratura, niente va come dovrebbe. Ovviamente il viaggio dovrebbe essere di qualche giorno e finisce per durare molto di più. E non è solo un viaggio geografico, ma è anche un viaggio all'interno di se stessa. La protagonista rispecchia anche molti, molti tic, molte nevrosi, ma anche molte, molte aspettative, molte speranze tipiche, no? dei trentenni attuali. Ecco, come l'hai immaginata? Lei ha un intenso mondo interiore. Che però non riesce ad esternare, perché trovandosi a 30 anni con un lavoro precario, un fidanzato che sta per sposare di cui non è del tutto convinta e vive ancora con i genitori perché non è indipendente economicamente, si identifica con quello che lei dovrebbe essere secondo gli altri e non riesce ad essere quello che è veramente. In questo senso è un personaggio che il lettore conosce meglio delle persone che la circondano e che sì, ha tutte queste sue piccole passioni e interessi che però tiene per se stessa, fino a che non succederà qualcosa all'interno del libro, per cui finalmente comincerà a prendersi le sue piccole libertà, il titolo del libro, e quindi a lasciarsi andare e farsi vedere per quello che è veramente. Hai parlato di caratteristiche dei viaggi letterari, c'è anche un luogo molto letterario al centro di questo romanzo, una famosissima libreria. Sì, è la libreria Shakespeare & Company di Parigi, libreria leggendaria, sulla Senna, quasi davanti a Notre Dame. È una libreria dove io stessa nel 2011 ho vissuto, avrei dovuto stare qualche giorno, ho finito per starci dei mesi, e ho voluto raccontare questo mondo perché è un mondo unico, quasi come se scorresse parallelamente alla Parigi turistica, la Parigi che tutti conoscono, e che rappresenta un po' la vita bohemienne e la vita anche di tutti i poeti della Beat Generation che hanno fatto base a Parigi da Hemingway in poi. Una scrittura, quella di Lorenza Gentile, che con levità non trascura però di scandagliare i personaggi nel profondo. Tendo a scrivere di getto e quindi a far sì che i personaggi vivano di vita propria, che parlino come vogliono parlare, che dicano quello che vogliono. E penso che sia un mio tratto naturale, nel senso che è un po' il mio modo di vedere il mondo, probabilmente. Parto sempre da cose tragiche e finisce per avere una leggerezza che, non so, forse è insita nel mio modo di essere. Dopo aver lavorato, insomma, scritto di getto, ovviamente poi lavoro anche molto sul testo, cercando di trovare piacere nella scrittura, quindi di renderla fluida, scorrevole, facile, senza perdere però la densità di quello che voglio dire.